a tutti. Oggi vi suggerisco una variante delle mie rame di Napoli che vi ho proposto anni fa, però stavolta pan di stelle. Allora, per prima cosa dobbiamo versare al solito tutti gli ingredienti dentro il boccale. Un attimo, prendo un cucchiaio. Ok, e mettiamo tutta la farina. Piano piano perché altrimenti mi cade e faccio solo danni. Pizzico di sale che non avevo aggiunto quella volta. Cannella un cucchiaino intero, solo che io non ne ho più a casa, pazienza. Tutto lo zucchero, il cacao amaro in polvere. Chiodi di garofano, margarina fusa. Io non metto le uova, questa ricetta è quella che mi ha dato mia zia, quindi la uso da secoli ormai. Latte, tutti ingredienti a temperatura ambiente o tiepidi, mi raccomando. Infatti faccio tutto con latte. Poi mettiamo o la bustina di lievito per dolci, o altrimenti, se volete, potete mettere benissimo l'ammoniaca. Perfetto. E inoltre va la buccia grattugiata di un'arancia. Se non l'avete, che in questo periodo io ce l'avevo congelata, perché la congelo sempre, potete utilizzare l'essenza della Lidl, la fiala. Quindi azionate il bimby 30 secondi a velocità 5. Allora, trascorso questo tempo di preparazione, prendiamo l'impasto a cucchiaiate, così, e lo mettiamo direttamente in teglia. Se volete, che volete dei biscotti perfetti, prendiamo perché alla fine non sono molto appiccicosi, e fate così con le mani. Così. Distaccati l'uno dall'altro perché gonfieranno molto. Infornate a 180 gradi, forno caldo statico per 10 minuti, non di più, devono essere morbidi i biscotti. Ecco come si dovranno presentare. Li lasciate raffreddare completamente. Adesso li tagliamo semplicemente a metà. Io faccio così. E li riempite con la crema pan di stelle che ho messo in una sacca a poche, così. Perfetto, li chiudete con la calotta superiore e adesso li adagiamo qui sopra. Prendiamo i biscotti e li intingiamo nel cioccolato fuso. Questa procedura è un po' così, non mi piace, però piano piano, con molta tranquillità, li facciamo. Ok, vedete? E li adagiamo nella griglia. Guarnite i biscotti con le stelline di zucchero. E anche questa ricetta è stellare. Lasciateli asciugare fino a quando il cioccolato diventa bello sodo.